le vele alte del trinchetto! Chiudete tutte le vele! Chiudete tutte le vele! Ma guarda, il figlio bastardo del vecchio William Kidd. Soltanto un ragazzo, ma vale almeno 10 volte più di suo padre. È buffo vederti qui, Kenway. Sempre aitante e azzimato. E il costume? L'hai rubato a un dandy a Lavana? No, amico. L'ho preso a un cadavere, che qualche istante prima era vivo e ha osato mancarmi di rispetto. Dimmi, cos'è questa storia del furto a una piantagione? Tu non hai segreti per me, vero? Non so tenerli. Ogni giorno salpano golette cariche di zucchero dalle piantagioni qui vicine. E spesso si fermano qui per vendere qualche cassa. Arriverà un uomo che ti frutterà un bel bottino oggi. Se vuoi derubare la sua piantagione, ti darò qualche dritta. Ci sto. La piantagione è di un certo signor Beckford. Proprio lui. Ne possiede a decine in queste isole. Ed è ricco da fare schifo. Il tipo d'uomo che amo derubare. Il suo agente è qui in giro. Trovalo, seguilo, e ti porterà dritto al malloppo. Pensiamo ai prezzi che il signor Beckford ha stabilito. La qualità è una certezza. Sì, questa bella melassa è canna grezza. Mi rallegra molto, devo dire. Nonostante l'incertezza della vostra impresa, vedo che siete uomini di intelletto.
Shepard, Manning, con me. Abbiamo finito. Sì, signore. Dove andiamo? Torniamo alla piantagione a fare il punto delle nostre riserve. È stato un buon raccolto. Non dovreste farvi sentire, signore. Questo non è certo un porto sicuro. Assurdo, amico. Ho appena parlato piacevolmente con il signore. Siamo giunti a un buon accordo. Capitano, hai la faccia di chi ha in mente qualcosa. Sguardo che conosco. Hai ragione, Harry. Ho appena sentito un uomo di Beckford che tesseva le lodi della sua piantagione e delle merci che ci conserva. E così ho pensato che potrei privarlo di tutta quella roba e venderla in giro a un prezzo più basso del suo. Ah, un uomo d'ingegno. L'idea mi piace. Edward! Ottino in mare, Edward! Attento, capitano! Quelle acque sono sorvegliate dai nostri nemici! Lasciate su! Ehi, Harry, ci sono guai in vista. Mi vedo! Su, salite! Via tutte le vele! Liberate i drevi! Aprite le vele, forza! Alle drizze! Sciogliete le vele! Credo che siamo in salvo. Andiamo via dal vento! Controvelaci! State coltellacci! Si corre! Per fortuna prima abbiamo Quell'uomo lavora per un certo Peter Beckford. Lo conosci? Beckford è il suo impero dello zucchero. Sì, i Beckford e anche i Drax. Non ho lavorato nei loro campi, ma conosco quei nomi dalle storie che raccontavano gli altri. Lavoravi in una piantagione, tu? In una piccola, sì. Io lavoravo solo alla bollitura. Alla bollitura? Fanno bollire l'acqua o qualcos'altro? Il succo della canna. È difficile fare lo zucchero. È pericoloso. Forse è per questo che costa così caro. Com'è sgobbare giorno e notte in una piantagione? Sai, prima si raccoglieva la canna da zucchero, poi la si metteva tra due rulli di metallo che estraevano il succo dalla canna. Una volta raccolto il succo, bisogna farlo bollire per togliere tutta l'acqua. Usavamo dei grandi calderoni di rame. Ma sai una cosa, fratello? Quando lo zucchero bolle, scotta più di tutto. Basta toccarlo e si attacca come colla. E brucia da morire. E ti resta una cicatrice. Questo? Rischio ancorarsi vicino. I soldati in giro per la piantagione ci vedranno subito. Scendi qui allora e nuota a riva. Noi penseremo alla gente. Capitano in acqua! Mm.
Stop! Stop now! Che succede? Perché tanto scompiglio? Nulla di che, signore, davvero, il compleanno di Wilmington. E ti sei anche ubriacato in servizio. Non temete, signore, è tutto sistemato. Lo vedremo, giusto? Intanto raddoppiate la guardia stanotte. Raddoppiarla? Ma perché? Credo mi abbiano scarito, ragazzo. Dei pirati, se non mi sbaglio. Anche se era una nave troppo grossa per quei bifolchi. Sicuramente non schiavisti con una nave di quelle dimensioni. Raddoppia la guardia, ubriacone! E tieni gli occhi ben aperti, senza mai distrarti. Tu, laggiù! Sveglia, amico! Hai un compito! Mi spiace, signore. Terrò gli occhi aperti. Nome di chi? Ma che diavolo è successo? Come credi di suonare quell'allarme se sei ubriaco marcio e non ti reggi neanche in piedi? Scusatemi, signore. Sono in piena forma. Se vedo qualcosa di strano, suono l'allarme in un batter d'occhio, lo giuro. Voglio parlare con chi comanda qui. Devo entrare subito nel magazzino. Chi di voi cani ha la chiave del magazzino, eh? Nessuno è sobrio qui? Voglio la chiave del magazzino, e subito! La chiave per la miseria! Qualcuno mi dia la chiave! Stop there, you! Shit! Alarm! Alarm! Hold there. Alarm! Help me, damn it! Damn vulture! I'll use your lasers that way! Get the intruder!